In questo nostro spazio di oggi ci occupiamo di argomenti di cui stiamo tanto trattando in questi giorni, di cultura e di sanità, e abbiamo il piacere di farlo con la Presidente della Sesta Commissione Regionale, Bruna Fiola. Buongiorno Bruna e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi e grazie per avermi invitata. Allora incominciamo dalle cose più liete, puntiamo fuori dal tunnel e guardiamo con grande ansia ed attenzione a questa dichiarazione di Procida capitale della cultura. So che voi ci tenete tanto a livello regionale, potrebbe essere un ottimo volano per il rilancio non solo dell'isola di Procida. È finalmente una bella notizia che dà speranza in questo particolare momento. Come Consiglio regionale e proprio come Sesta Commissione abbiamo approvato una mozione di indirizzo alla Giunta per tutta una serie di azioni che si devono portare avanti fino al mese di gennaio, quando ci sarà un'interlocuzione tra il Comune e il Governo per spiegare meglio il progetto. Quindi è un lavoro tutto in divenire che vi vede attori partecipi con il Comune, col Ministero, con tutti gli attori che poi devono concorrere all'ottima riuscita e al risultato finale. Assolutamente, abbiamo chiesto come Commissione alla Giunta di mettere in campo azioni anche di comunicazione attraverso i canali istituzionali, attraverso anche dei testimonial come attori per far conoscere meglio il progetto, perché in questo mese particolare dove si può decidere veramente il futuro di questo comune. Speriamo bene, incrociamo le dita, perché visto il periodo in cui ci troviamo, puntare l'attenzione su un qualcosa che ci faccia uscire fuori e da un punto di vista turistico rilanciare il discorso della nostra regione è importante. Eh sì, il turismo è una parte fondamentale anche dell'economia della nostra regione. Purtroppo in questo periodo abbiamo vissuto di crisi sanitaria, abbiamo dovuto scegliere molte volte tra la priorità della tutela della salute e quella invece dell'economia, e quindi questo sarebbe veramente un ottimo inizio per l'anno 2021. E parliamo di questo periodo, speriamo che sia un anno che si concluda così e ci dia lo spiraglio verso tempi nuovi, il vaccino tanto vituperato, una serie di situazioni. Ecco, c'è questa notizia interessante, cioè l'iniziativa di dover tamponare tutte le donne incinte, che mi pare che porti la sua firma a questa proposta, no? Sì, è stato un ordine del giorno che abbiamo approvato proprio nel primo consiglio per dare la possibilità alle donne di avere un intervento veloce e sicuro, proprio per la sicurezza sia delle donne che dei bambini. Le donne arrivano al momento della nascita del proprio figlio che già sanno eventualmente se sono positive oppure no, in modo da mettere in atto tutte le azioni conseguenziali come punti nascita. Il Ministero in questo momento ha previsto dei punti nascita Covid, quindi è importante sapere prima del momento del parto se quella donna si deve recare in un punto nascita Covid o in un punto nascita quelli già previsti. Inoltre è stata inviata pochi giorni fa da parte della Direzione della Salute e del Materno Infantile una nota a tutte le strutture con punti nascita per l'applicazione delle direttive sia del OMS che dell'Istituto Superiore di Sanità, proprio per quanto concerne l'accompagnamento della donna da parte del proprio compagno e dell'allattamento a cui non deve rinunciare comunque una donna che è affetta da Covid. Abbiamo visto poi le notizie che sono venute positive di bambini nati negativi da mamme positive, quindi diciamo che questo Covid ci sorprende, manco a farlo apposta, anche con delle cose eccezionali, insomma. È un virus così mutevole che insomma conosciamo ancora poco, nonostante lo stiamo combattendo quasi da un anno, e speriamo che con il vaccino, che dovrebbe iniziare la campagna vaccinale qui in regione, dovrebbe cominciare dal 15 di gennaio, speriamo che porti dei risultati, però io credo che comunque debba restare alto il livello di attenzione e di responsabilità di tutti i cittadini.
Facciamo un passo indietro, Bruna. Lei non è alla sua prima esperienza in consiglio regionale, anzi. Allora, questa è una consigliatura che nasce in questo periodo un po' particolare, con una nuova struttura, qualche cambio nella giunta, qualche cambio tra i consiglieri. Lo stesso presidente è un nuovo presidente, benché sia anche lui vecchio, tra virgolette, delle istituzioni non soltanto regionali ma anche locali. Ecco, secondo lei come nasce questa consigliatura? Ci sono buone prospettive per i 5 anni? Sicuramente nasce in un momento molto difficile. La gestione della prima parte della pandemia ci ha portato a tirare fuori tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi 5 anni, perché abbiamo avuto sì delle criticità, ma quale regione non le ha avute? Neanche quelle che avevamo come modello non hanno avuto criticità sotto l'aspetto sanitario, mentre in regione Campania comunque abbiamo retto, comunque abbiamo attraversato un momento molto difficile, lo abbiamo fatto nel periodo di questi 5 anni. Non ci dimentichiamo di come abbiamo ereditato questa regione, l'abbiamo ereditata comunque con un commissariamento a livello sanitario, l'abbiamo portata fuori dal commissariamento, siamo rientrati e abbiamo approvato finalmente un piano ospedaliero, abbiamo sbloccato i fondi per l'edilizia sanitaria, tutte cose che ci hanno permesso di fare dei primi concorsi e quindi di colmare quel gap anche sul personale, che resta ancora alto, perché pensiamo che abbiamo quasi 16.000 unità in meno rispetto alle altre regioni, quindi c'è tanto lavoro ancora da fare, ma quello che abbiamo fatto in questi mesi è stato determinante non solo sul piano sanitario ma anche su quello sociale ed economico. Siamo un'unica regione che ha approvato un piano economico da 1 miliardo di euro che è già nelle tasche dei nostri cittadini campani. Ovviamente questo non basta a superare la crisi di questo momento e altre sono le azioni che metteremo in campo nei prossimi 5 anni. È importante ascoltarla, perché dalle sue parole si evince questo: la compartecipazione di tutta la struttura regionale, non soltanto la Giunta e il Presidente De Luca, che sono quelli in prima linea, ma anche i consiglieri e le commissioni che lavorano e collaborano per quanto di propria competenza per portare avanti un ragionamento univoco verso, ecco, l'ottenimento dell'obiettivo finale, cioè riuscire ad uscire da questo tunnel con, diciamo, il minor dei danni possibili. Io penso che alla fine, quando si lavora, i risultati vengono sempre. Siamo in un momento dove la politica viene vista sempre più lontana, dove non abbiamo quella fiducia da parte dei cittadini in questo momento, che hanno un livello di ansia molto forte, perché la paura dell'ansia comunque genera dei malumori e delle responsabilità ancora in più da parte dei rappresentanti delle istituzioni. Quindi sicuramente il lavoro va portato avanti insieme, le scelte che sono state fatte e che vengono fatte comunque dall'intera comunità istituzionale, che non deve mai mancare. E dunque c'è questa situazione poi che ci porterà fuori dal tunnel, di supporto veramente ai tanti sanitari che stanno lavorando alacremente da circa un anno su questa questione. Veramente va un plauso da parte di tutti i cittadini. Sì, a loro va il ringraziamento più grande, perché sono quelli che in prima persona hanno affrontato questa pandemia ancora prima, quando non si conosceva. Siamo stati la regione che ha avuto comunque un grande riconoscimento anche da fuori del nostro paese. Insomma, sono venuti qui per intervistare i nostri medici del Cotugno, siamo quelli che abbiamo portato avanti anche delle terapie innovative per il contrasto di questa pandemia, e quindi a loro che va dato il nostro più grande ringraziamento, senza entrare mai in polemica, perché quella che in questo momento proprio non ci deve essere, perché come ho detto prima ci deve essere il lavoro e l'unità da parte di tutta la rete che può farci uscire, come ha detto lei, da questo tunnel. Parlavamo di attività produttive e dei lavoratori. Lei ha un po' questo
osservatorio privilegiato, visto che ha il genitore che è presidente della Camera di Commercio, quindi credo che sappia meglio di chiunque altro come si vive in questi giorni, in questi mesi, la situazione di difficoltà di dover portare avanti aziende chiuse, lavoratori che sono in disoccupazione o senza lavoro. Insomma, immagino che le giungano queste notizie, no? Lo so perché oltre che in questo momento una persona di famiglia che ricopre un ruolo che rappresenta le aziende, vengo da una famiglia del commercio, di commercianti, quindi so bene che cosa vuol dire ogni giorno avere quell'atto di coraggio per aprire quella serranda, perché sai le spese che hai in quel momento, in quella giornata, ma non sai gli incassi e soprattutto in questo momento di grande difficoltà e anche di grande confusione, perché si genera confusione quando non si hanno delle direttive giuste, quando non si sa neanche a livello centrale quali scelte prendere, e devo dire che prenderle a volte ci sembra quasi un dettaglio, ma prenderle con con un po' di con non con anticipo, questo genera veramente grandi danni, ha generato grandi danni all'economia. Magari se avessimo avuto un lockdown quando chiesto dalla Campania all'inizio della seconda fase, quindi nel mese di settembre, in questo momento non saremmo in zona arancione, le nostre attività, anche quelle relative alla ristorazione, potrebbero esercitare la loro attività. Quindi è molto importante anche il momento in cui si prendono le decisioni sulla vita poi delle persone, che ricadono sulla vita delle persone. La sesta commissione ha degli oneri importanti nei confronti dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda la questione dell'istruzione e cultura. Bruna, in questi mesi che abbiamo tanto sentito parlare le polemiche, apro, chiudo, la didattica a distanza fino ad un anno, poi dall'altro anno il governo fa una cosa, la regione dice un'altra, i comuni un'altra ancora, l'isola d'Ischia tra l'altro ha deciso di prolungare la chiusura tra virgolette fino a Natale, quindi di fatto all'anno prossimo. Insomma, voi timidamente avete riaperto da qualche giorno, ma soltanto per i più piccoli. Insomma, ecco, come si fa? Cioè, io credo che lei, anche da donna, no, si sia messa nei panni di tante mamme, di tanti genitori che hanno chiesto che i loro figli andassero a scuola in presenza. Mi rendo conto che è una delle decisioni più difficili da prendere. Allora, assolutamente, e prima che da donna delle istituzioni, da mamma, perché ho un bambino di 6 anni, quindi ho tutte le ansie delle altre mamme. Proprio di questa mattina proprio un articolo di scienziati e docenti che hanno fatto un documento che hanno inviato a Conte, dove hanno detto la Campania è un modello virtuoso, perché e ho fatto anche un post relativo a questo argomento pochi giorni fa sulla notizia che il ministro Lazzolina avrebbe omesso comunicazione di alcuni dati al CTS. Poi dopo, con un comunicato, ha dichiarato che non era compito suo dare quei dati. Da mamma, oggi non mi interessa di chi fosse il compito di dare quei dati, oggi vorrei sapere almeno però se quei dati, quindi si parla circa di 65.000 contagi, sono veri oppure no, perché non serve a nulla oggi fare la polemica e dire lo avevamo detto, però io da mamma voglio sapere se il governo sta attuando delle misure giuste per la tutela della salute dei nostri bambini. Quindi in questo momento ritengo che la priorità è la salute. Tutti stiamo vivendo dei problemi anche per quanto riguarda la socializzazione, che mi rendo conto per i bambini è fondamentale, però visti i dati anche dei ricoveri degli ultimi mesi negli ospedali pediatrici, penso che la prima cosa che dobbiamo tutelare sia la salute dei nostri bambini. Infatti noi avevamo avuto un dato del Santo Bono che ci ha fatto raccapricciare, perché sì, sapevamo di 50 bambini ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva, ma le parlo di 10 giorni fa, quindi adesso non so se Siamo a 70 bambini ricoverati e 2 in terapia intensiva. Quindi è peggiorata la situazione rispetto a quella, sì, che conoscevamo noi. No, io, Bruno, al di là del Covid, no, al netto del Covid, immagino che è interessante per un
un membro delle istituzioni regionali parlare di cultura, cioè di profondere la cultura per allargare l'istruzione, è un ruolo importantissimo. Eh sì, la cultura resta comunque uno dei principali e fondamentali cardini della nostra società. Poi, insomma, Napoli e la Campania potrebbe vivere solo di cultura, sono tanti siti culturali che fanno comunque conoscenza e posso dire che e penso che non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Questo però dovrebbe essere portato i nostri siti, la nostra cultura e le bellezze che abbiamo dovrebbero essere portate a conoscenza innanzitutto, penso, prima dei campani, perché molte volte andiamo fuori regione per cercare le bellezze culturali mentre magari non conosciamo quelle della nostra regione. In questo momento di Covid ci potrebbe essere anche un accesso digitale a quelle che sono le nostre bellezze, però dobbiamo fare in modo anche attraverso le scuole di insegnare ai bambini quella che è la storia dell'arte e della cultura campana, in modo che i bambini già da piccoli possano nascere con e crescere con le bellezze che abbiamo nella nostra regione, che anche quello è fonte di economia, perché dobbiamo sfruttare al massimo quello che abbiamo e possiamo farlo e sappiamo farlo da campani, perché tutto quello che abbiamo naturalmente e che ci viene dato anche dai nostri antenati può e deve essere fonte di economia. Immagino che il vostro rapporto istituzionale di lavoro con l'assessore Fortini sia a doppio filo, no? Sì, ovviamente si deve lavorare in sinergia. L'assessore occupa un ruolo tecnico, io magari il consigliere che ha più contatto con i cittadini, un ruolo più politico, però questi due ruoli vanno comunque esercitati in maniera continua e collaborativa, quindi assolutamente il confronto c'è, ci deve essere e deve essere portato avanti sempre per la tutela dei nostri cittadini. E parliamo anche delle politiche sociali, Bruna. Gli ambiti territoriali che in questo periodo sono ulteriormente gravati, oltre al netto della normale attività, anche di ulteriore aggravio in questo periodo di Covid. Sì, gli ambiti sociali, io ho una mia idea sugli ambiti e su una rivisitazione che si deve fare degli ambiti sociali, perché ci sono delle procedure troppo farraginose, c'è troppa burocrazia per arrivare poi al progetto e all'obiettivo finale, cioè quello di dare dei fondi ai nostri cittadini. Magari proprio quel processo di sburocratizzazione, di semplificazione messo in atto in questi anni dalla Regione Campania deve essere fatto anche sugli ambiti, perché le fasce deboli e le persone che si apprestano, comunque l'abbiamo visto anche in questi mesi con tutti questi vari bonus che ha messo in campo sia il governo che la Regione Campania, poi magari ai cittadini sono arrivati molti mesi dopo, ma questo anche per quanto riguarda una legge che ho promosso, di cui sono la prima firmataria nella scorsa legislatura, a tutela delle donne vittime di violenza e degli orfani di femminicidio, che in questo momento particolare hanno bisogno ancora di più tutela. Abbiamo visto che dallo stanziamento dei fondi da parte della Regione è passato poi un anno affinché questi fondi potessero arrivare poi nelle tasche delle donne in difficoltà, mentre questo dovrebbe essere un meccanismo veloce, perché questa legge dà proprio la possibilità alle donne di lasciare quella casa in cui vivono quella tragedia. Quindi nei prossimi mesi metterò mano ad una legge che rivisiti il ruolo degli ambiti proprio per facilitare quelle che sono le loro competenze e alla fine il risultato che dobbiamo dare alle fasce deboli della nostra regione. Io mi sono riservato per la fine la domanda difficile. Lei mi perdonerà. Lei è una autorevole esponente del Partito Democratico in Regione Campania. Questa diatriba a distanza tra le istituzioni, tra il Presidente De Luca e il Sindaco De Magistris, e poi
In queste ore, mentre parliamo, il Consiglio Comunale di Napoli è chiamato ad approvare un bilancio difficilissimo, che conosciamo bene quali sono state le premesse, con un ruolo ben preciso del Partito Democratico, che almeno a Napoli ed anche in città metropolitana si è messa subito dall'altra parte, dice noi non votiamo. Fortunatamente. Ora, il PD in tutto questo si assume anche l'evidente responsabilità forse di un eventuale commissariamento? Guardi, io sono napoletana e vivo da 5 anni l'inefficienza di questa amministrazione sotto ogni punto di vista, in particolare in questo momento dove la figura comunque di un'amministrazione comunale è fondamentale e dove non ho visto nessuna azione da parte del sindaco della mia città. La tutela della salute spetta al primo cittadino, no? Della sicurezza e della salute spetta prima al sindaco e poi alle altre regioni per quanto riguarda le azioni da mettere in campo a livello sanitario. Il sindaco in questi mesi non ha fatto altro che polemizzare e rendere, in particolare in queste ultime settimane, Napoli agli occhi di tutta Italia come quella regione, come quella Napoli, anche la Campania, come quella regione che ci portiamo dietro, no? con i soliti retropensieri e con le solite accuse che poi ci sono state fatte negli anni. Ritengo assolutamente che la polemica in questo momento non aiuti, perché lo scambio istituzionale e la collaborazione istituzionale dovrebbe essere sopra ogni cosa, in particolare in questo momento. Sul commissariamento io dico, siamo proprio sicuri che un commissario non riesca a fare proprio di più di quello che sta facendo in questo momento il sindaco, visto che non sta facendo niente? Quindi potrebbe essere una responsabilità se almeno l'amministrazione stesse in questo momento facendo qualcosa o avesse fatto qualcosa, visto che non sta facendo niente, siamo sicuri che proprio non c'è bisogno dell'intervento di qualcun altro per garantire la sicurezza ai nostri cittadini? E lasciamo la domanda a chi sta dibattendo nella sala dei baroni in questo tipo di situazione. Io spero che tutti in questo momento, tutti i consiglieri comunali abbiano e ricordino la responsabilità che gli hanno affidato i cittadini campani per tutti i disservizi che hanno avuto in questi anni, in particolare sulle politiche sociali. Prima abbiamo parlato di politiche sociali, non abbiamo fatto nulla, nonostante la regione più volte ha teso la mano all'amministrazione comunale. Quindi io spero nel senso di responsabilità dei consiglieri comunali, non solo del PD ma di tutte le altre forze politiche, perché quando c'è la tutela dei cittadini in ballo non c'è colore politico che tenga. E per chiudere veramente, che Natale sarà? Diventeremo gialli? Staremo a casa? I dati dicono che siamo gialli. Vediamo il governo, insomma, che cosa decide. Comunque, al di là del colore che ci verrà attribuito dal governo, io mi sento di chiedere ai cittadini ancora di rispettare le regole e il senso di responsabilità, perché è vero che durante le feste natalizie, le festività natalizie magari si vuole sentire quel calore familiare che ci è mancato in questi giorni e in questi mesi, però pandemia e il virus, questo nemico invisibile, non ci ha ancora lasciati, quindi ci aspetta ancora tanto lavoro da fare e da gennaio non potremmo ritrovarci ancora con una minaccia di lockdown, quindi sarà un Natale in famiglia, sicuramente con il calore dei familiari più stretti, anche se il DPCM ci vieta, insomma, alcuni spostamenti. Io chiedo la responsabilità e il senso di responsabilità ai nostri cittadini proprio per uscire prima da quel tunnel di cui lei parlava prima. Presidente Fiola, io la ringrazio per aver trascorso un po' del suo tempo prezioso in compagnia di Teleischia e dei suoi telespettatori.
Grazie a voi e buona giornata. Altrettanto, e speriamo di sentirci e quanto prima vederci a Procida, semmai. Quando vuole. Buona giornata, grazie e buon lavoro. Buona giornata a lei, grazie.